conti con la delicata situazione delle finanze capitoline, frutto dell'eredità delle precedenti amministrazioni che hanno lasciato Roma sull'orlo del dissesto, e nello stesso tempo impostare principi di trasparenza e rispetto delle regole a difesa degli interessi dei cittadini e soprattutto della diminuzione degli sprechi, sono i principi alla base del lavoro che abbiamo impostato sin dai primi mesi, da quando siamo in Campidoglio, nella Commissione Bilancio. In particolare, il mese di dicembre per la nostra Commissione è stato un vero mese da record. Nella prima parte abbiamo introdotto un metodo innovativo per la costruzione del bilancio di previsione 2017-2019 attraverso 11 commissioni congiunte in cui abbiamo coinvolto tutti gli attori istituzionali, gli uffici e i dipartimenti, gli assessori, i consiglieri anche dell'opposizione, per condividere il progetto di bilancio 2017-2019, garantendo trasparenza e soprattutto tutelando gli interessi dei cittadini. Un approccio che ha portato a un bilancio di previsione di cui rivendichiamo l'impostazione e l'impegno nel contenimento dei costi, riconosciuto anche nel parere dell'OREF. Bilancio in armonia con le priorità dell'amministrazione guidata dal Movimento 5 Stelle. Negli ultimi giorni di dicembre abbiamo poi conseguito un importante risultato. Abbiamo riconosciuto quasi 100 milioni di debiti fuori bilancio lasciati in eredità dalle precedenti amministrazioni, risalenti anche ad Alemanno e a Marino. Lo abbiamo fatto grazie agli sforzi della Giunta, dell'Assemblea Capitolina e della Commissione Bilancio, che in pochi giorni hanno approvato oltre 130 delibere, impegnando una buona parte dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia solamente agli inizi di dicembre. In questo modo, con grande senso di responsabilità, abbiamo dato ossigeno a cittadini, imprese e società, mettendo sempre al primo posto gli interessi della nostra città.